Ah, benvenuto sul mio canale YouTube. Oggi faccio questo video per rispondere a una domanda che mi viene fatta abbastanza spesso, ovvero che cosa si può mangiare, cosa bisogna mangiare prima di una gara di velocità. E ovviamente è diverso che quello che bisogna mangiare prima di una gara di mezzo fondo o prima di una maratona, e su questo dedicherò poi un video a parte. Prima di una gara di velocità bisogna mangiare, bisogna bere, però bisogna anche stare abbastanza leggeri, perché bisogna partire con lo stomaco praticamente vuoto. Quando sei prima della gara devi avere lo stomaco vuoto, però avere tante energie e forse avere anche un pochettino di fame, perché un pochettino di fame ti dà quella grinta, no? Quell'energia in più che per correre veloce è assolutamente fondamentale. Quindi quello che ti consiglio di fare è, quando fai il giorno in cui hai una gara, è di alzarti, appena alzato assolutamente bere un bel bicchiere di acqua, magari anche leggermente tiepida, ancora meglio con un po' di limone, in modo da alcalinizzare subito il corpo, che veramente alcalinizzare il corpo è una delle cose, è una cosa più importante che devi avere. Il tuo corpo deve essere, il pH deve essere 7,4, che solo quando il tuo corpo è alcalinizzato, quando è pieno di energie, funziona bene. Se il tuo corpo è acido, che ha un pH acido, non va bene, perché sei subito stanco, arrivano gli infortuni, punti muscolari e articolazioni. Però ci dedico un video anche per quello, per descriverti esattamente poi come funziona, e ti do qualche consiglio anche per quello, che è veramente fondamentale. Quindi bere assolutamente un pochino d'acqua. Poi chiaramente bisogna vedere a che ora è la gara. Se la gara è alla mattina, diciamo che se è la gara la mattina alle 10, 11, alle 12, io ti consiglio appunto allora di fare una colazione abbastanza, insomma, buona, e tu devi tenere conto che devi mangiare almeno massimo 4 ore prima della gara. Se è un 400, anche 5 o 6 ore prima massimo della gara. Quindi una colazione che ti consiglio è una colazione assolutamente ricca di frutta. Quella che ti consiglio prima di una gara, assolutamente banane, devi assolutamente mangiarne 2, 3, anche 4. E se mangi 4 o 5 banane, è ovvio che la tua colazione può anche fermarsi lì, anzi magari, però ti consiglio anche di metterci proprio qualche carboidrato, quindi assolutamente integrali, la roba bianca la lasciamo via, il pane bianco, la pasta bianca, lo zucchero bianco, quello deve essere cose che dei suoi scaffali devono assolutamente sparire, se vuoi andare veramente veloce, se vuoi essere proprio pieno di energia. Quindi ti consiglio frutta, ma anche frutta secca, assolutamente, che è fantastico, un bel muesli. E poi dei carboidrati, e quindi ti consiglio del pane integrale con della marmellata o senza zucchero, o comunque una marmellata normale, guarda un po' che un po' ci può stare. Bere assolutamente tanta acqua con limone. Se ti vuoi bere del latte, ti consiglio assolutamente il latte di soia, latte di mandorla, comunque latte vegetali, niente latte di mucca, capra o animali, assolutamente via, che questo deve sparire dai tuoi scaffali. E poi direi che basta, sei pronto, non devi fare nient'altro. Quello che dimentica, integratori e cose varie, soprattutto integratori salini, come so, bevande con dentro sali minerali che sono pieni di zucchero e schifezze varie, dimentica gli energy drink, che non sono delle cagate mostruose che non ti servono assolutamente nulla, anzi ti tolgono energia, che poi sono pieni di zucchero, quindi ti sale la glicemia e è finita, praticamente sei poi ti viene la stanchezza. Quindi noi dobbiamo essere forti, energici, non dobbiamo essere stanchi, dobbiamo essere proprio energici, quindi dobbiamo portare il nostro corpo, quando siamo in gara, di essere proprio al massimo, il pick up, come dico, quindi pieno di energia. Quindi assolutamente quello che mangi prima è fondamentale. Quello che è importante è che veramente mangi almeno 4 ore prima della gara, devi mangiare una porzione normale, anzi forse un attimino meno, devi finire di mangiare, che quando c'è ancora un attimino di fame,
che poi vedi che ti sparisce poi quando sei dopo 10 minuti, perché comunque il segnale di sazietà ci mette un po' ad arrivare al cervello, quindi ti consiglio comunque sempre di smettere prima di mangiare, prima di essere sazio, perché quando senti di essere sazio è già che hai mangiato già troppo. E quindi stai a, diciamo, a digiuno per quelle 4-5 ore. E se cominci ad avere fame prima della gara devi avere un pochettino di fame. E quando hai tanta fame, vedi che hai tante energie, no? Che vuoi assolutamente procurarti subito del cibo. E quindi ti consiglio assolutamente, se proprio hai tanta fame, non va bene, un pochino di fame va bene. Quello che ti consiglio, se proprio vedi, magari ti capita che prima della gara cominci ad avere un'ora e mezza prima, un po' di fame, allora ti consiglio di mangiarti una banana, una mela, un frutto, in modo da stare un attimo sazio, no? Bere, assolutamente bere massimo prima, un'ora prima della gara, dopo non si beve più, punto. Al massimo un sorsino proprio da sputare, ma non si beve più. Si beve massimo prima di un'ora della gara, quindi prima che inizi poi il tuo riscaldamento. Mettiamo invece che la gara ce l'hai serale, la colazione la fai normale come la fai sempre, oppure se non vuoi fare colazione, anzi continua a non fare colazione. E quello che ti consiglio è di fare un pasto con carboidrati, ti consiglio un'insalata, dei carboidrati integrali, quindi può essere riso integrale o pasta integrale, mi raccomando, oppure del pane con delle verdure, del tofu, insomma, qualcosa di energia, niente prodotti animali prima della gara, assolutamente no, e assolutamente tassativamente niente carne, prima della gara di velocità non si mangia la carne. Se la mangi gli altri giorni, magari dopo, puoi mangiarla dopo, ma non prima della gara. Prima della gara si mangia vegetali, quelli che ti danno energie proprio. Quindi si mangia, se vuoi farti un panino, ti puoi prendere con del tofu, l'insalata, con delle belle verdure, insomma, si puoi fare un panino in tanti modi. Oppure mangi l'insalata, una pasta integrale, che è perfetto, con un filo d'olio o un buon sugo vegetale, questo un 4-5 ore prima della gara, e mi raccomando, porzioni normali, non devi mai, il giorno della gara, cioè, assolutamente evitare, quando sei proprio sazio che dici no, cioè il giorno della gara si mangia un felino meno di quello che mangi normalmente, in modo da essere quasi sazio, però devi tenerti impiccato, devi essere energie, quindi il tuo stomaco deve essere libero, deve essere abbastanza energia per andare in gara, però deve essere libero. E mi raccomando, bere, che è importante, però fino a un'ora prima della gara ti consiglio di bere sempre acqua e limone, in modo da essere alcalizzati, e soprattutto nel limone c'è la vitamina C prima della gara è veramente fantastica, quindi mangia anche i peperoni, succhi d'arancia, se voglio mangiare i broccoli, tutte le verdure verdi, spinaci, mi contengono un sacco di vitamina C, comunque la tabella degli alimenti con tanta vitamina C la trovi facilmente in internet, comunque fondamentalmente sugli agrumi tutte le verdure verdi ne contengono assolutamente moltissimo. Perfetto, io spero di averti dato qualche consiglio utile per le tue prossime gare. Prova, mi raccomando, e poi fammi sapere, e se ti è piaciuto questo video clicca mi piace, se vuoi iscriverti al mio canale a me fa un piacere immenso, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!